Allora, buonasera a tutti, sono Alessio Crisantemi, direttore network di Gioco News del quotidiano online sportsmag.it. Siamo in diretta streaming dalla sesta edizione del Festival della Statistica e della Demografia di Treviso, che è iniziato questa mattina in grande stile dopo l'anteprima istituzionale di ieri. Il festival, lo ricordiamo, è organizzato dalla Società Italiana di Statistica, dall'Istituto Nazionale di Statistica Istat e dalla Società di Statistica Corrado Gini, che ringraziamo tutti per averci coinvolto e per ospitarci nell'ambito di questo interessantissimo festival per parlare di e-sports. Ne parleremo con relatori di alto profilo come Marco Saletta, presidente di IDEA, che saluto e ringrazio. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera Alessio, buonasera a tutti. E insieme a lui c'è Luca Pagano, CEO di Clash. Buonasera Luca. Buonasera, Buonasera a tutti, buonasera Alessio. grazie di essere qui. Tra l'altro Luca, trevigiano doc, in collegamento dalla sua comunque Treviso, dove si svolge anche il Festival della Statistica. Approfittiamo per salutare tutti quelli che ci stanno seguendo sia dal web che dalla splendida Treviso. Allora, per iniziare, se fossimo stati a un evento live, come poi sarebbe dovuto essere anche questo festival, cioè puramente live, quest'anno evidentemente si è adattato, e lasciatemi dire anche alla grande, a una versione ibrida che sta funzionando alla grande. Se fossimo stati, dicevo, un evento live, la prima cosa che avrei fatto, come faccio sempre in questi casi, sarebbe stata quella di dire alzi la mano chi ha già sentito parlare di sport. Ecco, non lo possiamo fare perché il remoto non ce lo consente, però posso direttamente arrivare alle conclusioni, cioè a quello che avrei detto io in risposta. In genere, quando faccio questa domanda, raccolgo varie impressioni e poi dico, ecco, in realtà gli sport non sono niente di tutto questo. O meglio, sono tutto questo e molto di più. Allora, partiamo tanto per sgombrare il campo da equivoci, no? Visto che abbiamo un pubblico evidentemente molto eterogeneo, cerchiamo di partire da una definizione. La definizione classica di e-sports è quella di e-sports o sport elettronici. Sono la forma di competizione elettronica organizzata che avviene tramite e grazie ai videogiochi, dove il prefisso E, all'inglese quindi I, sta per electronic e sottolinea il carattere digitale di questo fenomeno. Quindi parliamo di videogiochi, competizione di videogame, quindi videogiochi utilizzati a livello competitivo, ma dicevo prima. Sono in realtà molto, molto di più. E sono gli sport elettronici rappresentano oggi un vero e proprio fenomeno di massa, ma rappresentano un fenomeno davvero sociale e culturale. Rappresentano un'attività economica, un business. Sono una realtà veramente ampia, tant'è che non si può neanche identificare. Perché si correrebbe il rischio di essere riduttivi con un'industria, una filiera, eccetera, ma si parla più in generale di ecosistema. E adesso, con questa chiacchierata di un'oretta che faremo con due grandi esperti, vedremo di capire meglio e di spiegarvi. Allora, il panel di oggi, e poi prometto che mi taccio per un po', si intitola Esports, dati e consumi per il nuovo mondo, e devo dire che gli organizzatori del Festival della Statistica sono stati così attenti e, come al solito, lungimiranti da inquadrare anche un fenomeno così importante come quello degli sport elettronici per provare a capirlo meglio e per provare a identificare quali saranno i driver della costruzione di questo tanto atteso nuovo mondo, no? Di questa anche nuova normalità alla quale ci stiamo andando a proiettare, siamo stati proiettati anche violentemente, no? Dalla pandemia e dal Covid-19. Quindi ancora più importante oggi capire questo fenomeno, perché è evidente anche la tecnologia ha anche stravolto le nostre vite, no? In questo periodo, e quindi a maggior ragione
gli sports meritano un'attenzione duplice. Quindi oggi quello che dobbiamo fare anche in linea coerentemente con diciamo, l'origine di questo festival è provare a inquadrare il fenomeno anche da un punto di vista, se vogliamo, statistico, analitico. Quindi proviamo a dare i numeri, no? Come si dice in questi casi, i numeri degli sport per far capire anche di cosa stiamo parlando, della portata di questo fenomeno, ma in generale più che altro ci concentriamo sul nostro paese. E poi mi interessa capire anche cosa è successo un po' durante il lockdown, proprio perché gli sport sono stati protagonisti, e poi vi spieghiamo bene perché. Io partirei con Marco Saletta, presidente di IDEA. IDEA sta per Italia Interactive Digital Entertainment Association, è quella che magari molti conoscevano già sotto il suo precedente nome di AESVI, che era Associazione Editore e Sviluppatore di Videogiochi Italiani. Ecco, siccome la definizione che io prima ho riprodotto letteralmente, l'ho presa in prestito gentilmente proprio dagli amici di IDEA o AESVI, che dir si voglia, perché sono stati loro tra i maggiori divulgatori della materia esports attraverso studi molto interessanti e statistici, direi chi meglio del presidente Marco Saletta può aiutarci a inquadrare questo fenomeno, dando anche qualche numero. Va bene, Marco? Sì, assolutamente Alessio, grazie. Per dare i numeri in un contesto come questo, credo che forse valga la pena partire dal mercato italiano del videogioco. Oggi il videogame rappresenta per dimensioni l'industria dell'intrattenimento più grande che c'è in Italia. Il 2019 era un'industria che valeva circa 1 miliardo e 800 milioni. Con i tassi di crescita attuali, noi crediamo che forse per la prima volta nella storia di questo paese supereremo abbondantemente i 2 miliardi di euro di fatturato. Un'industria importante, è un'industria giovane, è un'industria creativa, è un'industria culturale, ha tantissimi valori culturali, ed è un'industria che sempre di più diventa anche sport. Questo miliardo e 800 milioni viene generato attraverso una quantità, circa 18 milioni di videogiocatori che si sfidano tutti i giorni su tutte le piattaforme, con una prevalenza leggermente più maschile, al 55% siamo più ingaggiati noi delle donne, spalmata su classi di età, devo dire, abbastanza omogenea. Là il picco, diciamo, si raggiunge tra i 15 e i 24 anni, dove giocano circa 4 milioni e mezzo di italiani. Il tempo medio, che è un indicatore estremamente importante, è circa di 7 ore e mezza a settimana per singolo giocatore. Questi numeri del 2019 stanno registrando tassi di crescita particolarmente importanti, anche, devo dire purtroppo, magari a causa del lockdown e della situazione generata dal Covid. Il videogame è diventato uno dei modi per intrattenersi, dovendo stare in casa, in famiglia, in quelle situazioni, è diventato un elemento di socializzazione che tu prima citavi tra adolescenti, la generazione Z che si intrattiene videogiocando e creando community omogenee anche a livello di sport, e trovando negli sport un modo di competere, di socializzare particolarmente divertente. Volendo entrare un po' più nel merito degli sport, invece, quanti sono i fan? Chi sono? Allora, nel 2019 noi abbiamo, insieme a Nielsen, fatto il secondo rapporto per definire che cos'è l'esport in Italia, e avevamo tracciato circa 1.200.000 fan degli sport. Fan degli sport vuol dire coloro che seguono in qualche maniera gli sport sulle varie piattaforme web su cui posso trovare contenuti di sport. Questi 1.200.000 esport fan diventano 350.000 avid fan, cioè coloro che seguono gli sport e quindi guardano contenuti di sport tutti i giorni. È un numero enorme, sono una massa di adolescenti e post-adolescenti che hanno trovato negli sport un modo per stare insieme e per condividere i contenuti che a loro più interessano. Il 25% di questi che hanno cominciato nell'ultimo anno, hanno cominciato a farlo nell'ultimo anno, è il tasso di incremento più alto in Europa. Quindi il fenomeno degli sport in Italia sta assumendo contorni piuttosto significativi.
si tratta di un pubblico, anche in questo caso a prevalenza maschile per il 60%, ma anche qua si sta spostando in una direttrice femminile. Il dato interessante è che è di classe sociale medio-alta, vuol dire che poi alla fine se ho tempo mi intrattengo anche a videogiocare e a competere a livello di sport, in una fascia compresa fondamentalmente tra i 21 e i 38 anni. Cosa è accaduto con il lockdown? Questi numeri sono ulteriormente aumentati, quindi quelli che prima erano 350.000 persone, oggi si stima una crescita intorno al 20-30%. Noi lunedì, come idea, insieme a Nielsen presenteremo il rapporto del 2020, fortemente rivalutati questi numeri alla luce del fenomeno del lockdown, però parliamo di un fenomeno che oramai a tutti gli effetti impatta sui consumi di intrattenimento della popolazione italiana. Grazie Marco Saletta, insomma i numeri che hai condiviso sono evidentemente più che significativi e rilevanti e a questo punto saremo curiosi anche di scoprire il vostro prossimo rapporto che verrà divulgato, come detto, nei prossimi giorni. Ecco, invece volevo chiedere a Luca Pagano. Luca è amministratore delegato di Clash. Clash, lo dico brevemente, poi magari Luca pregherei te di presentare al meglio quello che fate, perché anche per quanto riguarda la vostra realtà non è così banale descriverla in due parole. Però Luca, possiamo dire, è stato uno degli autentici pionieri, almeno nel nostro paese, a investire, a vedere molto prima l'opportunità degli sport a tutti i livelli. Ecco Luca, se ci racconti brevemente magari quello che fate voi in Clash, e poi se ci dici anche qualche, a proposito di dati e di statistiche, qualche numero rispetto alla vostra attività, magari anche durante il lockdown. Certo, certamente, grazie per la domanda Alessio. Allora, fondamentalmente Clash è un'organizzazione che opera nell'ambito degli e-sport. Noi di fatto, adesso se cerco di vederlo un attimo dall'alto, ci consideriamo, siamo una media company. Di fatto noi facciamo un sacco di cose, partecipiamo ai tornei competitivi, ai tornei e-sport, abbiamo i nostri giocatori professionisti che vanno e competono in Italia, in Europa, all'estero. Possiamo vantare tra le nostre fila, ad oggi lo possiamo dire, il campione del mondo di FIFA 2020, Diego Campagnani, abbiamo Riccardo Romiti, ha 21 anni Diego Campagnani, poi abbiamo Riccardo Romiti, 18 anni, vice campione del mondo di StarCraft 2, uomo Red Bull, insomma abbiamo un sacco di giovani promettenti, in realtà non sono promettenti perché stanno già mantenendo la loro promessa e sono già diventati dei campioni. Attorno a questi giocatori noi creiamo dei contenuti e questi contenuti poi li distribuiamo nei canali social media. Terzo pezzo, organizziamo tornei online e live, che è l'occasione migliore per fare engagement con il pubblico. Quindi di fatto noi siamo una media company specializzata nei videogiochi. Siamo una realtà italiana che però sta cercando di crescere. Ovviamente il lockdown è stato importante per quanto riguarda l'awareness degli e-sport e conseguentemente anche per i nostri numeri. Durante il lockdown cosa è successo? È successo che fondamentalmente non c'era sport, non si comunicava sport, la televisione non sapeva di cosa raccontare, tale quale per i magazine e i quotidiani. E quindi i vari media hanno dato visibilità agli e-sport e questo ha creato, oltre a awareness attorno al mondo degli e-sport, ma anche grandissimo interesse. Questo ovviamente noi l'abbiamo anche visto proprio nei numeri. Adesso qualche numero alla mano: noi per esempio abbiamo della tecnologia, ci appoggiamo a dei server che si chiamano Discord, i quali ovviamente su autorizzazione dell'utente riusciamo a tenere traccia di quante ore e a cosa giocano i nostri community members, quelli che ci seguono, e abbiamo visto che c'è stato proprio un incremento del minutaggio di gioco da parte dei nostri utenti. Per esempio tra febbraio e marzo sono passati da 9,7 milioni di minuti giocati a 16,7, cioè un incremento del 72%. Marzo-aprile è aumentato del 55%, siamo arrivati addirittura a 26 milioni di minuti giocati. Da aprile a maggio, qui siamo, diciamo, non, non,
Abbiamo rallentato, diciamo, l'accelerazione, però siamo comunque cresciuti del 19%, 30 milioni di minuti giocati. E adesso con l'estate i numeri si stanno un attimino assestando, si stanno calmierando. Però ovviamente nella parte alta dello schema. Quindi questo ci vuol dire che i giocatori alla fine... ai giocatori piace giocare, sempre più gente si avvicina al mondo degli e-sport e dei videogames, sempre di più i media danno il giusto coverage e il giusto rispetto che un'industria come quella degli e-sport merita. A tal riguardo, opportunità di business è diventato quello ovviamente per le aziende tradizionali, e per aziende tradizionali intendo anche squadre sportive, quindi sport tradizionali, in qualche modo avventurarsi nel mondo degli e-sport. E quello che noi cerchiamo di fare un pochino come Clash è proprio essere il ponte tra le aziende tradizionali, sportive o media, come per esempio Gazzetta, RCS, per riuscire a poi a portarli nel mondo degli e-sport. Poi ovviamente c'è tanto da dire e da raccontare. Ecco, grazie Luca, veramente numeri, lasciare dire, anche impressionanti da un certo punto di vista, che però fanno ben capire questa realtà, e anche in termini appunto economici, in termini di business. È evidente che parliamo di una realtà non banale, però dal punto di vista più dell'elemento della socialità che dicevamo, anche dal punto di vista demografico, Luca, dicevi voi avete anche un nel tracciamento dei dati che riuscite a fare sulla vostra rete, sì. Avete anche un profilo di età dei giocatori, perché comunque un altro, non dico luogo comune, comunque nell'immaginario collettivo si tende a pensare giovanissimi, no, nel videogame, invece in realtà non è sempre così, insomma, solo sono giovanissimi, no? È esattamente come dici te, non solo i giovanissimi piace giocare. Adesso passo indietro, così diamo qualche magari delucidazione sul mondo e-sport. L'industria e-sport la possiamo veramente diciamo paragonare, confrontare all'industria dello sport. All'interno degli sport ci sono diverse discipline, ogni disciplina ha un audience ben specifica. Chi segue il calcio probabilmente non segue il basket, o non segue le freccette, o non segue magari da quest'anno la breakdance. Lo stesso negli e-sport, ogni gioco ha un'audience ben specifica, quindi ci sono dei giochi mobile per cellulare dove ovviamente l'audience lì è più giovane, ci sono altri giochi tipo FIFA o PES o NBA 2K che richiamano un pochino lo sport, e quelli portano ovviamente a una media d'età un pochino più alta. Ecco, quindi questo per dire che i numeri poi vanno letti e interpretati in un contesto ben specifico. Se vogliamo un pochino provare a generalizzare, mettere insieme un pochino tutti i numeri di tutti i prodotti che noi seguiamo, ecco, noi abbiamo dei risultati abbastanza sorprendenti, perché per esempio noi sotto i 18 anni abbiamo, tra virgolette, solo il 20% dei followers. Tra i 18 e i 25 anni abbiamo il 25%. Tra i 26 e i 35 anni abbiamo un bel 33%. Dai 36 in su abbiamo il 22%. Ecco, per assurdo dovrei partire dal dato forse più sorprendente, che è l'ultimo, cioè quelli con più di 36 anni sono ben il 22%. Di nuovo, passo indietro. Sarà perché forse noi siamo forti su FIFA e quindi c'è quel tipo di cross audience. Però questo ci fa capire che comunque l'audience giocatori non è poi così giovane. E con il tempo, e qui forse è un altro paradosso, ma se ci ragioniamo ha un senso, con il tempo questa media è destinata ad alzarsi. Perché quelli che oggi hanno 25 anni continueranno sicuramente a seguire gli e-sport. Quelli che hanno 10, 15 anni, lo stesso continueranno a seguire gli e-sport. I genitori, oppure i giovani che presto diventeranno genitori, inizieranno poi a condividere con i loro figli il videogioco, non più tanto la partita di calcio o la partita di basket. Di nuovo, non entriamo nell'argomento è giusto, è sbagliato, è bello, è brutto. È comunque un cambiamento che sta succedendo a livello culturale in tutte le parti del mondo. Quindi la base sicuramente si amplierà, ma anche l'età media dello spettatore o dell'utilizzatore di e-sport è destinata ad aumentare, con tutte le conseguenze del caso, quindi spending power e tutto quello che concerne anche la comunicazione.
Chiaro, chiaro. Grazie Luca, direi con questi due primi interventi abbiamo intanto credo anche risposto alla voglia di dati e di statistiche che sicuramente avevano i follower di questo meraviglioso festival, ma credo che siamo riusciti già a, senza dubbio incuriosire, ma credo anche a delineare un po' la complessità e l'ampiezza di questo fenomeno. Ecco, Marco Saletta, prima ci ha dato dei numeri anche importanti rispetto al mondo del videogame in generale, all'industria del videogame. Abbiamo capito, lo potevamo immaginare, ma l'abbiamo anche quantificato, non tutt'altro che banale. E devo dire, la stessa associazione degli sviluppatori. Diciamo ha preso atto, no? Di questo fenomeno arrivato a un certo punto degli sports, e tant'è che ha anche modificato, no? La sua identità, diciamo così, perché al di là del cambiamento di nome, comunque legato anche a questo fenomeno, c'è stato anche un cambiamento di statuto. E proprio l'attuale presidente Marco Saletta, io ricordo nel suo discorso di insediamento, dedicò proprio un'attenzione specifica sul tema degli sport, che fu proprio, diciamo, anche una chiave di volta per il futuro. Ecco, puoi spiegarci anche questo cambiamento, insomma, che cosa vi ha spinto e in che consiste anche la nuova idea? Sì, beh, diciamo intanto che i numeri che abbiamo raccontato insieme a Luca ci dicono quanto importante sia il fenomeno. Ce ne potrebbero essere altri, uno fra tutti, il mercato dei brand che investono nel mondo degli sport è stimato globalmente intorno al miliardo di dollari. Ecco, un'industria o un'associazione di imprese come IDEA che fa del videogioco uno dei suoi, il suo elemento di esistere non poteva non guardare allo sviluppo degli sport anche in Italia. E per questo 2 anni fa, quando poi si promettette alla nomina del nuovo presidente, insomma, di cui oggi mi pregio di essere il rappresentante di questa industria, si decise che gli sport sarebbe dovuto essere la terza branca, la terza divisione di IDEA per guardare al futuro in maniera sempre più importante. Oggi IDEA dialoga con il mondo del publishing tradizionale, le grandi multinazionali che sviluppano videogiochi che poi a loro volta diventano, no, l'oggetto del contender all'interno del mondo degli sport. Ci occupiamo in maniera sempre più importante di sviluppatori italiani, degli indie, di tutti coloro che fanno della produzione di videogioco italiano la ragione di esistere all'interno del nostro paese, e non potevamo non guardare al mondo degli sport. Lo abbiamo fatto con la volontà di far crescere questo mondo, di portare valore, competenze, professionalità, con l'obiettivo di non lasciare che questo mondo rimanesse in qualche modo, non voglio dire abbandonato a se stesso perché non è bello, però che rientrasse all'interno di un ecosistema più organizzato come IDEA poteva in quella fase garantire. Devo dire che la risposta di organizzatori e di team rispetto alla proposta di IDEA è stata particolarmente interessante. Noi oggi abbiamo 9 rappresentanti dei team, 3 rappresentanti degli organizzatori di eventi, quindi siamo diventati una realtà importante per lo sviluppo di idee, per lo sviluppo del business, per lo sviluppo delle competenze. C'è un tema, 2 anni fa forse era più importante di quanto non lo sia oggi, lo sviluppo delle competenze. Questo di sport, ma come gran parte delle cose, è sempre lasciato crescere attraverso la passione e le competenze degli individui. Cercare di organizzare quella passione attraverso processi più strutturati per dare delle prospettive anche ai brand che volessero investire ci è sembrata come idea una possibilità che non potevamo non cogliere. Per questo, facendo una serie di passaggi insieme ai team, insieme agli organizzatori, siamo arrivati anche alla organizzazione di Round One che vedrà la sua edizione 1.0 la prossima settimana, dove proveremo proprio a far incontrare i brand insieme a organizzatori e team per capire, per spiegare meglio che cosa è l'esport. Ecco, quindi in questo festival lo spunto degli organizzatori era quello di inquadrare, no, gli elementi per un nuovo mondo, ed è quello che sta facendo anche AESBI, proprio provando a definirlo, a inquadrarlo questo nuovo mondo.
Ecco, io direi a questo punto, no, del dibattito possiamo già fare, trarre alcune prime considerazioni. Allora, intanto abbiamo capito che cosa sono gli sport, ce l'avevamo chiesto all'inizio. Allora, da un lato abbiamo visto dal punto di vista economico e di business, dall'altro abbiamo visto dalla parte di gaming competitivo. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è tutta la complessità che dicevamo, però tanto basta a capire quello che dicevo in apertura, cioè cosa sono gli sport. Sono molto di più di quello che si può immaginare. Quindi, se qualcuno fosse mai stato portato a considerare la roba da nerd, no? Quella cosa lì che fanno i ragazzini no? Con i videogame, eccetera, no, in realtà abbiamo capito intanto che non riguarda soltanto i ragazzini, e poi c'è veramente un universo più che un mondo dietro. L'altra considerazione che faccio io a livello personale, ma so già che condividerete, è che gli sport, questo fenomeno non è affatto un fenomeno passeggero, una moda del momento, ma un fenomeno destinato a rimanere, perché già saldamente radicato nella quotidianità di tantissime persone e a più livelli. E tra l'altro anche perché comprende in questa sua ampiezza e complessità, comunque tocca moltissimi ambiti. Per esempio, Luca ci parlava prima della connessione con il mondo dello sport tradizionale, no? Che è uno dei temi di maggiore interesse, vogliamo, e fermento. Poi Luca lo sa bene perché con la sua Clash contatti anche con squadre di calcio, possiamo citare, no? Il Clash ha sviluppato il team dell'Inter di calcio, non è l'unica squadra, altre novità da quello che sentiamo potrebbero arrivare. Ecco, la connessione con lo sport, ma anche per esempio penso a MotoGP o Formula 1, ormai è un'immagine sdoganata, già vista, gli atleti che si allenano quando non possono salire in moto, si allenano comunque con i simulatori, quindi con i videogame, gli stessi giocati a livello competitivo. Ecco, le connessioni sono veramente tantissime. Ma a me piace sempre ricordare e sottolineare tra le virtù, che permettete di dire tutt'altro che banali, degli sport elettronici, ci sono anche alcune che meritano ulteriore approfondimento. Per esempio, penso al tema della disabilità. Ecco, tra le virtù che a me piacciono tantissimo dagli sport elettronici, c'è quella, magari è un'immagine che non tutti percepiscono a prima vista, ma è facile capire che forse è l'unica, se si vorrà considerare una vera e propria disciplina sportiva, quella dei videogame, come si sta discutendo, e poi ne parliamo magari più tardi dell'argomento. Sarebbe forse una delle pochissime discipline dove disabili possono competere alla pari con i normodotati. E qui abbiamo visto, e qui mi piacerebbe coinvolgere entrambi, perché so, Luca Pagano, intanto passo a te così ci alterniamo. So che a te il tema della disabilità sta da sempre parecchio a cuore, e comunque anche al di là della disabilità, della socialità degli sport, so che tu sei anche un promotore del ruolo delle donne, non degli sport, è vero Luca? Sì, assolutamente. Anche questa è una bellissima domanda e affermazione, nel senso che davvero, davvero se ci fermiamo un attimo a riflettere, forse una delle caratteristiche principali, forse più belle degli e-sport è proprio quella di essere capace di riuscire ad oltrepassare le barriere. E per barriere non sono solo le barriere geografiche, ma sono anche quelle causate, per esempio, da disabilità motorie. Quindi possiamo serenamente e anche felicemente affermare che gli e-sport sono uno degli sport più paritari e democratici in assoluto. Cioè ci sono giocatori, competizioni internazionali per professionisti, dove giocatori disabili competono allo stesso livello di giocatori abili nel senso fisico. E questa è una cosa fortissima e se ci pensiamo bene è anche molto molto bella. Ed è anche democratico nel senso che non c'è differenza tra giocatore e giocatrice, come diceva Marco prima, sempre più giocatrici o sempre più appassionate
di videogiochi e di e-sport si stanno affacciando a questa nuova professione, no? Questo nuovo mercato. Quindi iniziamo veramente a riflettere sulla portata culturale, sociale che gli e-sport e i videogiochi possono avere. Capisco che siamo in una fase in cui se ne inizia a parlare davvero solamente adesso, e di nuovo magari anche un po' a causa di quello che è stato il Covid, ma se ci fermiamo un attimo a riflettere senza troppi pregiudizi, beh, questo dovrebbe farci capire la portata e la rivoluzione culturale che gli e-sport portano con sé, oltre ovviamente tutte le conseguenze della comunicazione. Cioè, oggi i ragazzini, la televisione, esagero, non sanno neanche cosa sia, del magazine, della carta stampata, non ne vogliono neanche sapere. Loro i contenuti li consumano solo su YouTube, e quindi anche tutta l'informazione, o un certo tipo di informazione, come viene consumata e percepita dalla giovane. Quindi gli e-sport sono qui per rimanere, e il suggerimento è, infatti io poi la vivo dalla mattina alla sera, però il suggerimento è per tutti, è cerchiamo di capire veramente in che modo gli e-sport possono fare del bene a se stessi, alla socialità, anche ai propri figli o anche all'azienda in quale si lavora. Poi ovviamente le cose vanno sempre gestite e toccate, trattate nei modi più consoni, però proviamo a toglierci un po' di pregiudizio e proviamo a vederlo, questo movimento, come qualcosa di un pochino più alto e di intrinseco alla cultura che sta emergendo con i giovani. Grazie Luca, mi trovi perfettamente d'accordo. Ecco, chiederei la stessa domanda e considerazione a Marco Saletta, perché so che poi avete anche una case history interessante che mi piacerebbe condividere, no, rispetto al tema della disabilità e degli sport. Sì, mi preme sottolineare una cosa: l'industria del videogame è una delle industrie con il maggior tasso di attenzione alla diversity e all'inclusion. Tutte le grandi organizzazioni di videogame sono fortemente orientate e focussate a fare in modo che il videogame sia uno degli elementi di maggiore inclusione sociale possibile, soprattutto perché parla a una fascia particolarmente sensibile o ostile, no? In certi casi, ai temi dell'inclusione e della diversità. Detto questo, sicuramente l'e-sport in questo sta rendendo molto semplice l'inclusione anche di portatori di disabilità di qualsiasi genere, perché se non sono in grado di giocare a pallone perché ho un certo tipo di disabilità, piuttosto che di fare bicicletta a livello agonistico, piuttosto che il tennis, è altrettanto vero che quando sono su una console o su un PC tutto questo viene meno, diventiamo tutti uguali, siamo tutti in grado di competere nella stessa misura, e quindi l'e-sport in questo caso serve molto ad appiattire tutte quelle barriere che a livello fisico alcuni portatori di disabilità possono avere. Il caso, Alessio, che tu citavi in precedenza riguarda la FIFA Special Challenge della scorsa primavera, dove Sony, di cui mi pregio di rappresentare il nome in Italia, insieme a EA abbiamo costruito la prima FIFA Challenge per portatori di disabilità su stimolo della Federcalcio. Ecco, la Federcalcio per esempio è uno di quei portatori di innovazione rispetto al mondo degli sport che sta cavalcando in maniera molto forte, anche con obiettivi di inclusione, di abbattimento delle barriere che nello sport più tradizionale purtroppo per vari motivi devono ancora esistere. Sarà un esperimento di grande successo, stiamo cercando e sempre più cercheremo la chiave per fare in modo che questa inclusione nel mondo degli sport come idea, ma anche come singoli publisher, possa essere portata avanti. La strada è molto lunga, come giustamente diceva Luca, perché non ci scordiamo una cosa: noi siamo intrattenimento, ma abbiamo il dovere, come fenomeno di intrattenimento, di essere innanzitutto inclusivi e di abbattere il più possibile tutte le barriere. Ecco, grazie Marco, queste tue riflessioni e considerazioni mi permettono anche di introdurre un altro tema, no? Che in qualche modo secondo me è già intrinsecamente emerso da sé. Io immagino che qualcuno starà già facendo quella che chiamo la solita considerazione, no? Perché noi abbiamo già più volte parlato di sport come disciplina sportiva, no? E questo è un dibattito che c'è da sempre, dall'origine, dai primi movimenti di sport elettronici, no? Perché c'era, diciamo, una certa riluttanza nel mondo dello sport tradizionale
ad accettare, no? Gli sport elettronici come una disciplina. Forse chi ha sentito parlare di sport elettronici negli ultimi mesi ha anche sentito parlare di idea, quella che sembrava una suggestione, no? Di portarle alle Olimpiadi. In realtà sappiamo che c'è un work in progress anche abbastanza importante, e abbiamo visto anche altri, comunque, altre aperture, altri sviluppi. Per esempio, anche il CONI sembrava inizialmente fosse restio, no, ad accettare gli sport, invece adesso si è fatto proprio promotore di questa cosa. Doveva tra l'altro essere con noi oggi Salvatore Sanzo, che è un atleta pluridecorato di sport tradizionale, anche presidente del Lanci Toscana, che è diventato ambasciatore mondiale di sport, che sono quelle figure proprio, no, gli ex olimpici, che entrano nel mondo degli sport, che proprio ti permettono di far capire quanto non ci sia un'avversione tra questi due mondi, no? Lo sport tradizionale e lo sport elettronico. Mi piace sempre ricordare uno forse dei precursori, è stato Angelo Cito, il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, che ho avuto modo anche di ospitare in diversi dibattiti. Anche lui, ex oro olimpico, presidente della federazione, di uno sport di lotta, quindi più fisico di quello, no? Più tradizionale di quello, è stato uno dei primi ad aprire le porte, semplicemente perché la sua considerazione era, semplicemente, qua tra virgolette, ma da autentico lungimirante, è stata quella di dire: se io vedo i miei atleti che, come scendo dal tappetino, la prima cosa che fanno è prendere un cellulare e giocare e competere, e continuano a competere fuori dal tappetino, no? Ma in maniera elettronica, non posso ignorare una cosa che già c'è, non posso combattere una cosa che già esiste, sviluppata e al futuro. Bisognerà forse capirla, no? Ecco, io vorrei sapere velocemente la vostra opinione su, diciamo, ecco, il riconoscimento degli sport elettronici come disciplina sportiva, e quindi il possibile approdo alle Olimpiadi, e poi in generale tra sport tradizionale e sport elettronico, questo connubio, se può essere davvero vincente. Anche qui alterniamo, cominciamo da Luca, magari. Grazie Alessio. Allora, premesso che io ovviamente ho degli interessi, però ho anche un'opinione personale, però, e che ovviamente adesso esprimo, però passo indietro. Definizione di sport, leggo, Treccani. Attività intesa a sviluppare le capacità fisiche e insieme psichiche e il complesso degli esercizi e delle manifestazioni, soprattutto agonistiche, in cui tale attività si realizza praticati nel rispetto di regole codificate da appositi enti, sia per spirito competitivo sia per divertimento. Altra definizione. L'insieme delle attività individuali o collettive che impegnano e sviluppano determinate capacità psicomotorie svolte anche a fini ricreativi. Questa è la definizione di sport. Ora, cioè io personalmente ci rivedo perfettamente gli sport all'interno di questa definizione. Ora, capisco che quando si parla di sport, nell'immaginario collettivo c'è lo sforzo fisico, c'è la palestra, c'è cioè il sollevamento del peso, c'è cioè la fatica. E magari nell'immaginario collettivo lo sforzo fisico di un giocatore è quello di muovere il mouse. Vero, però vi dico una cosa, e prendo proprio un caso che abbiamo in casa. Il nostro campioncino di StarCraft 2, StarCraft 2 è uno dei giochi più difficili in assoluto al mondo. Riccardo fa mediamente quando fa un torneo, quando gioca una partita StarCraft 2, fa tra le 600 e le 900 azioni al minuto. Un'azione è un click. Quindi facciamo caso conservativo, 600 azioni al minuto significa 10 azioni al secondo. Quindi tra le 10 e le 15 azioni al secondo. Ora voi provate a fare 10/15 azioni con il mouse, con la tastiera al secondo, in maniera precisa e, diciamo, anzi, in nessun caso è perfetta, se questo non richiede un'abilità fisica. Il ragazzo si prepara fisicamente, il ragazzo ha una capacità di concentrazione che, secondo me, solo i campioni internazionali di sport tradizionale possono avere per raggiungere. Quindi, all'interno di questo contesto, io faccio veramente fatica a non vedere gli e-sport al proprio interno. Poi capisco che c'è del pregiudizio, c'è magari un po' di scarsa informazione. Sai, però qua poi c'è anche una cosa importante da dire, che magari è stata la spinta, è la spinta che ha dato il maggior contributo. Girano parecchi soldi nel mondo degli e-sport. Quindi, da una parte
c'è la legittimità, secondo me, nella definizione che lo sport elettronico, il videogioco competitivo, deve far parte del mondo sport. E dall'altra c'è la necessità del mondo sport di, in qualche modo, abbracciare nuovi prodotti, nuove discipline e riuscire di nuovo a parlare ad un audience che adesso stanno mancando completamente, che è quella dei giovani. Quindi sì, nella teoria, ma sì anche nella pratica. E si dice, si vocifera che siamo molto, molto vicini ad un riconoscimento. Stay tuned, vedremo. Ecco, sentiamo l'opinione di Marco Saletta, che è interessante anche rispetto al conoscimento, se magari Idea, che ha un ruolo anche soprattutto istituzionale, no? Se ci può dire qualcosa in più rispetto a questo possibile riconoscimento. Allora, rispetto al tema del riconoscimento, la questione è molto complessa. Oggi l'eSport vive di regole fatte dai publisher all'interno dei giochi che vengono creati. Il publisher crea un gioco secondo regole di creatività, di fantasia, no? di ingaggio del proprio utente per dargli il massimo del divertimento. Non ce lo dimentichiamo mai. Noi siamo un'industria di intrattenimento, Idea Italia Interactive Digital Entertainment Association. E questo è molto importante, perché perdere l'anima di intrattenimento anche del mondo eSport, dal nostro punto di vista, potrebbe essere abbastanza pericoloso. Perché dico questo? Perché l'eventuale omologazione o trasposizione di questi concetti in ambito sportivo può essere rischioso per la creazione di regole. Lo sport è per definizione fatto da regole. Le regole vengono per definizione scritte dalle federazioni. Trasporre le regole di un videogioco, in cui i diritti di proprietà sono dei publisher, a livello sportivo, richiederebbe oggi una traslazione, una unione, non saprei neanche come dichiararla, francamente, una unione di intenti di lungo termine, che è molto complicata, no? Perché chiaramente il publisher non può e non vuole rinunciare in maniera preconcetta a definire lui le regole del gioco che gli appartiene. Forse è giusto che se ne parli, forse è giusto che questo percorso sia partito, probabilmente un giorno arriveremo anche all'approdo finale, che può essere una categoria di sport e-sportivo alle Olimpiadi, quale probabilmente la più vicina allo sport, probabilmente rispetto ad altre tipologie di videogioco. Quello che è importante per noi oggi è sapere che quella regolamentazione impatta sulla creatività e sull'intrattenimento, e questo oggettivamente per l'industria del publishing è un problema. Significa rinunciare a un ruolo, significa rinunciare alla natura stessa del perché uno pubblica un gioco. È come dire a chi fa un quadro di dover stare dentro delle regole, così che quel quadro vada al Louvre. Probabilmente nessuno potrebbe mai accettare una regola del genere. Sto forzando un po' la mano, evidentemente, tra i dialettici, però veramente questa è una delle tematiche più calde e più complesse anche da dover risolvere. Ecco, abbiamo capito senza dubbio la complessità della materia, l'avevo premessa, abbiamo capito che quando si parla di sport niente appare così semplice. No, assolutamente, Alessio. La sfida nella sfida. Ecco, ci rimane un quarto d'ora al massimo, quindi dobbiamo apprestarci alle conclusioni. Tra l'altro, questa complessità, lo dico, non vuole essere una pubblicità occulta, anzi semmai manifesta, ma lo dico perché lo scopo è divulgativo. Io ho curato personalmente il libro eSports, un universo dietro il videogioco, che il nostro editore ha stampato per conto di Eurispes, fatto dagli avvocati Chiara Sambaldi e Andrea Strada, dove lo scopo era chiaramente divulgativo, e anche l'obiettivo era quello di raccogliere tutta la complessità di questi aspetti, quindi sia le dinamiche di business, le dinamiche sociali, il tema delle eventuali derive patologiche, il tema dell'istituzionalizzazione degli sport come sport, quindi le tecniche di allenamento, insomma ci sono tantissimi aspetti che un panel di un'ora non può bastare, ci vorrebbe un anno forse. Mi piaceva però a questo proposito leggere una riga rispetto proprio al possibile connubio, anzi lasciatemi dire l'inevitabile connubio, no? tra i due mondi, lo sport tradizionale e lo sport elettronico. La prefazione del libro, che è a cura di Andrea Abbodi, il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, nonché ex presidente della Lega Calcio Serie B, no? Quindi un uomo dello sport, no? Delle istituzioni dello sport. E lui dice, proprio nell'apertura del libro, dice: ci sono due modi di confrontarsi con il futuro, attenderlo o affrontarlo.
Se lo si aspetta, quando arriva trova impreparati l'appuntamento, spiazza e spesso travolge. Se gli si va incontro, anticipando tempi e condizioni, è più facile valutarne gli impatti, limitarne i rischi e valorizzarne le opportunità. E il futuro ha una relazione stretta con la tecnologia, che del futuro è al tempo stesso l'unità di misura e la rappresentazione più tangibile. Ecco, secondo me, in queste cinque righe, il presidente del Credito Sportivo ha inquadrato alla perfezione il tema del momento, che è un po' quello che io ho banalizzato prima, no, nel dire che non si può ignorare un fenomeno che già esiste e l'inevitabile connessione, ma soprattutto quello, la riflessione ulteriore che a me stimola da sempre, no, questa lettura è il fatto di dover, che tutti abbiamo il dovere di comprendere questa complessità almeno per quanto possibile. Io penso ai ragazzi che si approcciano, perché poi ci possono essere tanti aspetti, no, legati alle competizioni dei videogame, quindi il sogno milionario dell'atleta, perché poi abbiamo visto in rete, no, quei giocatori che diventano multimilionari, allora c'è chi ti può dire, beh, non sarà che coltiviamo questo sogno magari a scapito della scuola, e invece no, poi in realtà, anche come quella di Luca, no, altri team ci spiegano, Luca potrà confermare, che quando viene ingaggiato un giocatore viene seguito alla perfezione come un atleta di sport tradizionale, e quindi si segue a tutti i livelli, sia nell'allenamento ma anche nell'inserimento scolastico, eccetera eccetera, insomma, insieme alle famiglie, ovviamente, specialmente per i giovanissimi. Ecco, però siccome nella parte finale del nostro dibattito, siccome il tema poi di quest'anno era quello di guardare al futuro, no? Perché ricordo l'oggetto della discussione di questa edizione del Festival della Statistica era il mondo che verrà, idee e misure per ripartire. Ecco, gli sport, l'abbiamo già detto e sottolineato, rappresentano il presente, ma sono veramente una finestra sul futuro, dove saranno sempre più rilevanti, no? Però guardando un po' un attimo, visto che il tema che riguarda qualunque paese oggi, no, dopo il Covid di cui parlavamo prima, no, dopo la pandemia, è quello della ristorazione anche economica, no, della ricostruzione poi dell'economia, delle varie economie, no? Ecco, gli sport è evidente che giocheranno un ruolo anche qui. Dicevo prima, l'industria molto ampia, il presidente Saletta ci ha dato dati piuttosto rappresentativi. Ecco, Luca, tu che hai un'azienda anche di un certo peso in questo settore, no? Una cosa che mi piacerebbe anche trasmettere è il fatto delle nuove professionalità, voglio dire, no, che si vengono a creare attorno agli sport, se guardiamo questo fenomeno dal punto di vista del business. Sì, assolutamente. È per assurdo oggi un problema la reperibilità di professionalità adeguate per il mondo degli esport. È un movimento nuovo, un'industria nuova, è un'economia nuova che richiede delle professionalità specifiche che ovviamente non ci sono o che scarseggiano. Quindi sicuramente a livello di education e di professionalità c'è l'opportunità, c'è il bisogno e quindi poi anche l'opportunità nel fare questo tipo di lavoro. Ammetto, ho fatto un pochino l'esperimento, questo pre-Covid, fine 2019, abbiamo iniziato a fare delle attività con delle scuole superiori e anche con delle università, Politecnico di Bari e Politecnico di Milano. Però la cosa che ci ha dato maggior successo, soddisfazione, è stato proprio quando abbiamo fatto un programma di scuola, di alternanza scuola-lavoro, vado a memoria, era una scuola superiore di Trento, dove abbiamo provato ad insegnare a 12 ragazzi delle scuole superiori cosa voleva dire lavorare nel mondo degli esport, quindi vuol dire creare un torneo, gestire il torneo, gestire i giocatori, creare il contenuto, come raccontare il contenuto, cosa vuol dire trovare uno sponsor, mettere uno sponsor su un contenuto, insomma tantissime professionalità che magari il giovane riesce a recepire in maniera abbastanza facile e anche con entusiasmo. E guarda, la maggior soddisfazione è stata proprio quando, finito questo esperimento, perché è stato veramente un esperimento per noi, è premesso, secondo me
ce l'hanno fatto fare questo esperimento perché li abbiamo presi per stanchezza, quindi secondo me alla decima visita, alla decima volta che bussavamo la porta, ci hanno detto va bene, provate a fare questo programma. Appena finito il corso ci hanno subito chiesto di farne altri in maniera sistematica, perché la più grande soddisfazione che l'insegnante, il docente che ha promosso questa attività al proprio interno è stata quella di aver constatato che diciamo, gli studenti, gli alunni più problematici, cioè i meno performanti sui banchi di scuola, erano quelli che erano rimasti anche più entusiasti dell'experience, e quindi loro stessi e i genitori stessi volevano che venisse replicata l'iniziativa. Quindi da una parte la necessità delle aziende, dall'altra l'opportunità per i giovani, per le famiglie, dall'altra magari il riconoscimento da parte del mondo scolastico nel creare queste professionalità. È una cosa che va assolutamente sviluppata e va anche comunicata. Altra cosa, magari un po' meno rilevante, però anche quella grandi soddisfazioni, è magari attività di team building o workshop all'interno di aziende tradizionali, utilizzando gli e-sport e i videogiochi. All'interno delle aziende, tutte, ma anche quelle tradizionali, in particolare quelle aziende, si lavora in squadra, si lavora in team. Spesso un videogioco tu riesci a performare se vai d'accordo, se riesci a essere coordinato con i tuoi compagni di squadra. Quindi c'è chi prende la decisione, c'è chi comunque esegue anche se magari non è d'accordo con la decisione, c'è una fase in cui c'è discussione per definire una strategia. Tutte cose, tutte dinamiche che all'interno di un videogioco sono divertenti e sono leggere, ma che sono le stesse identiche, traslandole ovviamente, nel mondo del lavoro. Quindi gli e-sport non solo per formare le figure professionali del futuro, ma anche per magari valorizzare meglio le professionalità correnti all'interno di aziende tradizionali. Grazie Luca, molto interessante anche questo spunto dell'attività di team building e della valorizzazione della forza lavoro già esistente. Ecco, Marco Saletta chiede una riflessione su questo stesso tema, in particolare una cosa che mi incuriosisce, visto che parliamo anche del paese Italia, no? Come presidente ESVI, ma anche in ambito professionale, no? Lavorando per una major, rappresentando una major multinazionale in Italia. Ecco, sono curioso di capire in Italia che ruolo abbiamo rispetto all'estero, cioè le nostre competenze anche in ambito tecnologico, comunque nella filiera del videogame, che livello siamo messi, siamo competitivi rispetto al resto del mondo? Allora, dal punto di vista puramente tecnologico lo siamo, nel senso che oggi portare le tecnologie che ci sono in Corea, in Giappone, negli Stati Uniti, in Italia è un attimo, il mondo è davvero... Il mondo del gaming forse è uno dei più globalizzati da questo punto di vista, quindi le esperienze sono facilmente traslocabili da un punto di vista geografico. Quello che purtroppo temo si stia continuando ad impattare, e qui veniamo anche al tema della giornata, sulla capacità di sviluppo degli sport nel nostro paese, è tutto il mondo della burocrazia, degli inquadramenti giuridici, di tutta una serie di cavilli che possono portare, scoraggiare in qualche modo imprenditori. Luca ne è un esempio perfetto, da questo punto di vista potrebbe raccontarvi chissà quante di quanti aneddoti legati alla complessità, no, di mettere su un team e di fare in modo che quel team sia all'interno delle norme che oggi ci sono nel nostro paese, perché è una giungla, realmente una giungla, rispetto alla quale fare impresa è oggettivamente molto, molto complicato. È vero che l'industria del gaming in generale, il mondo degli sport, stanno offrendo delle opportunità inesplorate. È difficile pensare che quelle opportunità fin qui inesplorate, a condizioni attuali, possano diventare o essere colte in maniera più veloce. Devono cambiare le condizioni ambientali. Uno degli obiettivi del Recovery Fund credo che sia legato al mondo del digitale, allo sviluppo di tutta una serie di connessioni al mondo del digitale. Ecco, l'auspicio è quello che forse il videogame per primo, gli sport come, diciamo, per attaccarsi in qualche modo al mondo del gaming, possano beneficiare delle iniziative di governo per dare una propulsione, un po' di spinta a un paese che sta facendo fatica non solo nel mondo del digitale, ma purtroppo anche nel mondo del lavoro più tradizionale.
Ecco, sottoscrivo questo appello pubblico in toto e credo che possiamo concludere proprio su queste considerazioni, lasciando magari degli appunti a chi, come gli organizzatori di questo bellissimo festival, sono fatti promotori, chi vuole costruire questo mondo nuovo che ci attende e quello che abbiamo capito e credo siamo riusciti almeno in parte a trasmettere che in questo nuovo mondo che si sta definendo, senza dubbio, gli sport elettronici avranno un ruolo da protagonisti e come abbiamo detto, sotto tutti gli aspetti, sociale, culturale, economico e sportivo, Ecco, io ringrazio Luca Pagano e Marco Saletta. Per la loro Grazie a voi. Grazie grazie per la a te, grazie a vostra voi. capacità anche di sintesi, per la vostra capacità divulgativa, competenza, professionalità. È stata, credo, un'oretta, una chiacchierata piacevole trascorsa insieme e spero che pensino lo stesso e gli spettatori che ci hanno seguito. E quindi lanciamo un saluto al popolo della splendida Treviso e a tutti quelli che ci hanno seguito in streaming. Arrivederci alla prossima edizione. Arrivederci. Ciao.